fase altamente spettacolare del gioco. Sì, Quindi qua c'è Fasano. Sì. E poi com'è? Fasano? C'è Fasano, Fondi, Albatro e Benevento. Quindi praticamente teniamo conto i primi due. Sì. Oh, il giallo usiamo stasera. Per pallone? Per pallone. Partita col giro di per la TV mi dite voi. Vai, vai, parti. Sì, parti. È iniziata la partita qui al Pala Vallauri di Carpi, una sfida importante. Siamo io, Enrico Bonzanini e Laura Zanotti per TRC Radio 5.9 per commentare questa partita che è decisiva per entrambe. Lauro, Carpi è una formalità, manca un punto, quel punto per centrare il matematico primo posto che varrebbe le semifinali dirette. Imola invece si gioca tanto, forse tutto, perché qualora dovesse riuscire a fare risultato qui metterebbe in grossissimo imbarazzo Prato. Intanto buonasera. Sì, buonasera a tutti i nostri spettatori. Una partita importante, molto, per il Romagna, che sta facendo un bellissimo playoff, o meglio questa pool dei playoff. Una squadra molto interessante, una squadra tatticamente molto evoluta, molto giovane, con un gradiente tattico molto elevato, una squadra che sa trovare sempre buone, ottime soluzioni contro chiunque, e sta facendo una bellissima pool. Adesso a parte questa palla persa da Ceso. Una squadra giovane, Lauro, intanto vediamo Di Matteo in progressione, va a segnare Di Matteo, primo gol per lui. Io intanto andavo a spulciare, insomma, la classifica cannonieri di questo campionato, compresa la pool playoff, e il dato, quello curioso, è che il primo marcatore, che guardando la classifica, è Carpi, al decimo posto è De Toicic. Non c'è nessuno di Carpi nei primi 5-6 posti. È un bene questo, questa distribuzione ampia del gol, perché Carpi è uno dei migliori attacchi d'Italia, oppure per te manca il finalizzatore principe? Come ti spieghi questo dato? Beh, statisticamente è la cosa migliore, vuol dire che avendo un attacco molto prolifico e non avendo giocatori molto così caricati di questo onere, sicuramente vuol dire che è una bella cosa, perché le segnature si dividono fra tutti i giocatori, ed è quello che il Carpi ha fatto. Certo, avere un realizzatore di punta a volte così ti toglie le castagne dal fuoco, però direi che questa cosa sia un fatto estremamente positivo. Squadra giovane, Imola, squadra giovane con due stelle forse su tutte, Ceso e Venturi, che per me è un gran bel prospetto, un bel centrale, un giocatore molto longilineo con un braccio molto potente. Torniamo in cronaca diretta con Molina, che gira palla per Toicic, Pieracci, Toicic, che gol che è andato a mettere dentro Orvoi e Toicic. Carpi torna in vantaggio sul 2-1 e vamo subito a mettere le cose in chiaro. Andiamo a leggere un pochettino le formazioni per onor di cronaca. Carpi schiera Malavasi fra i pali, i terzini sono Toicic e Polito, le ali sono Scattare e Di Matteo, il centrale è Pieracci, non c'è Marrocchi intanto in questa partita, tenuto precauzionalmente in panchina, il pivot è Basic. Questa partita ha una nota molto positiva, il ritorno alla panchina, alla pallamano giocata per Angelo Giannetta, un recupero importante per l'esterno, molto esperto questo esterno, comunque un giocatore che potrà sicuramente dare il proprio apporto. Imola invece di contro, intanto viene chiamato il passivo alla squadra di Imola, Imola si schiera con Tassini
Molinari fra i pali, Ceso e Rossi sono i terzini, il centrale è il numero 17 Tassinari, gli esterni sono Santilli e il numero 14 che è Matteo Folli. Torniamo in cronaca diretta con Imola, che, al quale viene chiamato il passivo. Sbaglia il lancio, Toicic si arrabbia, Serafini con il proprio terzino. Intanto minuto e punteggio, sono trascorsi 4 minuti di gioco al Pala Vallauri, 2-1, una partita che Imola non vuole perdere di contatto da Carpi, perché ovviamente, lo dicevamo prima, far punti qui a Carpi sarebbe un risultato importante per la squadra romagnola, che si terrebbe attaccata al treno del secondo posto. Sì, per loro è un'ottima opportunità, e loro stanno facendo molto bene, è l'unica squadra che ha tolto praticamente un punto al Carpi, di fatto mandandola al pareggio là nella regular season e mandandola ai rigori. E l'hai detto bene tu, questa è l'unica squadra, Coppa Italia a parte con Fasano che ci ha sconfitto in finale, che è riuscita a togliere a Carpi un punto, a non far vincere Carpi nei 60 minuti. Un po' di storia, nessuno vince qui al Pala Vallauri da 3 anni, quindi un palazzetto quanto mai ostico questo. Carpi adesso prende il largo, 3-1, vediamo Ceso lasciato colpevolmente solo, rifiuta la conclusione, serve Rossi, Ceso cerca di andare alla conclusione, il pallone viene fatto girare lungo l'arco dei 9 metri, ancora Ceso, il palleggio e poi è Basic ad andarsi a frapporre, attenzione perché c'è l'intervento arbitrale per un intervento su Rossi che resta a terra, semplice possesso per la squadra dell'Handball Romagna con Ceroni. Ceroni tra l'altro è stato il migliore in campo nella vittoria di Imola a Prato, una vittoria che ha un po' scombussolato le carte in questo girone B di pool playoff. Sì, assolutamente, un giocatore molto molto interessante. Adesso hanno perso una palla in attacco, però diciamo che loro di solito hanno un'economia di gioco particolarmente efficiente e un gioco efficace, non buttano mai via tanto, quindi hanno un'economia molto positiva. Palo di Scattar che dunque cerca di entrare in partita, cerca di scaldare i motori, e qui è Ceso che fa esultare la rappresentanza nutrita di tifosi corsi da Imola. Lo ripetiamo ancora una volta, Imola deve cercare l'impresa qui a Carpi, ma anche qualora non dovesse vincere potrebbe lo stesso giocarsi le proprie chance, perché lo ricordiamo, dovesse battere Teramo andrebbe a -3 e poi si giocherebbe lo scontro diretto in casa contro Ambra, e qualora eventualmente dovesse vincere per gli scontri diretti sarebbe Imola ad accedere agli spareggi. Lauro, sì, un conto assolutamente ben fatto Enrico, ed è il conto che credo che abbiano fatto anche loro, perché il Teramo quest'anno non è la squadra che fa così tanto, soprattutto nell'ultima parte, molti giocatori hanno così abbandonato un po' le file della compagine teramana, un po' adesso ha un po' alterato anche questa pool playoff, creando un'ottima chance per, appunto, per il Romagna Handball. Anche perché Teramo, per quanto comunque partiva da 3 punti in questo conteggio strano che è stato fatto nella pool playoff, mentre Imola partiva da 0, quindi ancora assume ancora più valore questa chiamiamola post season da parte dei ragazzi di Tassinari. Attenzione al pallone che arriva proprio al numero 17 che è Fabio Tassinari, proprio che va a segnare il suo primo gol, e dunque un'ottima realizzazione questa per Tassinari. La palla ancora per Carpi dall'altra parte, si resta a una lunghezza di distanza con gli uomini di Serafini a cercare il varco. Toicic, la parata di Tassinari, ed è Polito che va a segnare, il gol è buono ma c'è la munizione per Venturi. Bravo Manuel Nicolas Polito a trovare il quinto gol di giornata per Carpi, primo personale. Cartellino giallo invece per il numero 24, il centrale Venturi, classe 89 per questo giocatore, che io me lo ricordo nella partita di regular season qui a Carpi segnò la bellezza di 9 reti. Sì, un giocatore molto completo, lui è un gran tiratore da fuori, ha una discreta variabilità, riesce a tirare in doppio appoggio, in elevazione, ha molto, un tiro molto rapido, adesso si è spostato addirittura in posizione di centrale, anche perché la compagnia di Polito non è certo la più gradita da chiunque attacca in quella zona. Di Matteo, siamo già dall'altra parte con l'infrazione di passi da parte di Imola. Pieracci è lui il centrale oggi titolare per l'assenza del capitano Pablo Marrocchi. Entra in campo anche Martin Molina, prima apparizione nel match per lui. Eccolo, il giovane argentino, uno dei mancini più potenti di questo campionato. Giovanissimo, già rinnovato il suo contratto, sarà della compagine biancorossa anche per la prossima stagione. Martin Molina va a cercare Pieracci, la finta di Pieracci con le spalle ad mandare fuori giri Santilli, il passivo chiamato a Carpi. Molina dentro per Di Matteo, la pallonetto disinnescato da Tassinari, col pallonetto Di Matteo ha fatto 4 gol a un certo Di Marcello. Sì, lui è molto preciso di solito, adesso sta testando questo tipo di
tiro, naturalmente i portieri che lo conoscono molto bene, Tassinari uno di quelli, non si è, l'ha invitato a fare il pallonetto facendo un passo in fuori, ma poi subito arretrando per prendere la palla che un po' lentamente stava procedendo sopra la sua testa. E dato non è ancora entrato in campo nell'Handball Romagna Dall'Aglio, che è un giocatore numero 20, il classe 92, che ha creato un certo tipo di grattacapi. Intanto viene ammonito Andrea Basic, è la prima, il primo provvedimento arbitrale contro Andrea Basic. Oggi coppia di arbitri giovani, ma due arbitri che comunque si sono distinti in questa stagione per avere anche un piglio deciso nelle loro fischiate. Sì, assolutamente, loro sono dei buoni conoscitori del gioco, hanno anche una discreta esperienza. Qui un po' di discordità, l'arbitro di campo stava per fischiare sfondamento mentre l'arbitro di fondo ha fischiato rigore, adesso si mettono un po' d'accordo, questo è proprio il film e sarà rigore. Ceso dunque contro Malavasi, parte il numero 19, uno dei cannonieri principi di questa Serie A, va a battere Malavasi sotto le gambe, terzo gol già per Ceso, decisamente il giocatore che si sta caricando il peso quantomeno dell'apporto realizzativo della squadra ospite sulle proprie spalle. 5-4 minuto e punteggio, sono trascorsi quasi 10 minuti qui al Palavalauri, primo tempo che scivola via con relativa velocità, è un primo tempo piacevole, sono due squadre che stanno dando comunque spettacolo. Basic è andato con molto mestiere a cercare questo intervento, mantiene anche il possesso e anzi ci sarà probabilmente un tiro di rigore e l'ammonizione è stata data al numero 11 Rossi, dunque cartellino giallo per Rossi del primo provvedimento disciplinare. Rvoja Tojčić contro Tassinari, il capitano dell'Handball Romagna, eccolo uno dei tanti specialisti dal tiro piazzato di Carpi. Tojčić va a piazzare questo tiro, un tiro piazzato con relativa tranquillità, questo è un giocatore che quando è tranquillo abbina potenza, grande precisione, Lauro. Sì, assolutamente, lui aspetta le occasioni importanti, lui è uno che si sa gestire molto bene, forse non al pari di Scatter, ma altrettanto con straordinaria esperienza, un giocatore che sa che quando ci saranno le partite importanti tutti possono contare su di lui. Basic contropiede, palla persa da Ceso, Polito! Gran gol di Manuel Polito, che si sta rivelando di grande importanza anche per quanto riguarda il peso offensivo. Hai citato Michele Scatar, ci tenevo a dire che la miglior prestazione realizzativa di Michele Scatar è proprio quel famoso pareggio risolto ai rigori da Carpi, proprio del Palacavina di Imola, con ben 11 reti. È stato un po' il biglietto da visita col quale si è presentato l'Italo Croato qui a Carpi. Sì, lui sa, come molti giocatori della compagine carpigiana, quando è il momento di dare fondo alla propria esperienza, alle proprie capacità, e quindi sa quando è ora di accelerare, quando invece non è il caso di rischiare per una cosa poco importante. E tanto è Rossi il numero 11 a trovare il gol. Pieracci, bello questo pallone per Michele Scatar. Se gli lasci l'angolo a Michele Scatar ti fa sempre male, non puoi oggettivamente sperare in un errore, Lauro. Sì, lui ha una atleticità che, dandogli anche, oltre che la superiorità, dandogli anche tutto quello spazio, lui viene a tirare praticamente da terzino e col suo balzo riesce a tirare quasi a contatto del portiere e poi con la sua precisione fa il resto. Facciamo un po' di ordine, minuto e punteggio, mancano 18 minuti e 48 secondi alla fine del primo tempo, siamo sul 5-8 per la Terraquiglia Handball Carpi su Imola. Siamo ad un bivio qui perché Basic viene escluso per due minuti per un intervento di trattenuta reiterata probabilmente proprio su Ceroni, dunque prima esclusione per due minuti di Andrea Basic, un giocatore, Lauro, che in questo finale di stagione stranamente sta aumentando la frequenza dell'esclusione per due minuti. È un po' corto di fiato, secondo te come lo vedi? No, è stato molto responsabilizzato lì nella difesa 6-0, lui sta mettendo molto, molto impegno, adesso è riuscito a avere questi duelli personali con i suoi avversari diretti, ha fatto scambiare un paio di ammonizioni, ha fatto un bel gol, adesso però il mestiere anche degli avversari lo ha un po' penalizzato. Genna Di Matteo, giocatore veramente importante questo, dopo Tojčić a ruota c'è subito lui come miglior realizzatore della squadra, ma qui ha fatto un'azione duplice perché oltre ad aver segnato un grandissimo gol in contropiede spesso è letale, l'abbiamo visto non letale solo purtroppo nella finale contro Fasano, tanto segna anche Santilli, ma questo è un giocatore che ha fatto un'azione importante anche nell'andare a recuperare palla, nel leggere il passaggio, questo è un giocatore che ha una grande intelligenza tattica. Sì, sta in campo con grande determinazione, ha un timing perfetto sulla circolazione della palla,
ha tantissima esperienza e adesso, quando, e adesso che sta bene fisicamente riesce spesso a imporre così le sue scelte, le sue così, e le opportunità che gli vengono date generalmente non le spreca. Pieracci va a guadagnare un fallo e a commetterlo è proprio il numero 6 Bulzamini. Si riparte con Polito adesso in ruolo di centrale. Serafini decide di giocare col centrale nonostante l'inferiorità. Scatar fa una finta, va a creare superiorità. Toicic va a prendersi la responsabilità di andare a cercare Pieracci. Pieracci va a guadagnarsi un possesso palla. Possesso palla che premia ancora Carpi, con Scatar che si alza, poi serve Toicic. Conclusione, piedi a terra di Toicic. Bravo Tassinari a dirgli di no. Minuto e punteggio, mancano 17 minuti netti alla fine del primo tempo. Siamo molto vicini alla metà, 6-9 per Carpi. Bella la circolazione di palla qui per Imola, con Folli che va a esaltare Gigi Malavasi. Imola aveva fatto tutto bene, non aveva solo contato una cosa, che c'è Gigi Malavasi fra i pali. Sì, hanno fatto un'azione a scalare da manuale, però non hanno, così, hanno un po' sottovalutato l'ultimo ostacolo, il porto sicuro protetto da Malavasi. Facciamo un rapido calcolo perché Malavasi decisivo, Malavasi importante, ma a Prato uno dei migliori in campo è stato proprio Baschieri con un intervento a metà campo a stoppare un contropiede di Matteo, ha provato a fare una miracolata qui, ha stoppato un contropiede, quindi coppia di portieri molto molto affidabile, li abbiamo visti leggermente in calo solo proprio nella finale di Coppa Italia. Sì, chiaramente due giocatori che hanno, si compensano molto, un giocatore molto istintivo e uno molto razionale. Tutti e due molto propensi all'attacco, parano anche in virtù della prima fase, hanno una grande attenzione tattica, dirigono sempre molto bene la difesa. Due giocatori importanti che quando così uno non fa le cose giuste, l'altro può intervenire magistralmente. Esalta il Palavallauri Malavasi, poi Scatar prova a far tutto da solo, è Ceroni che lo va a fermare. Ceroni va a prendersi anche il cartellino giallo per l'intervento su Michele Scatar, reiterata la trattenuta al braccio mancino del nostro terzino. Entra in campo Martin Molina, è un giocatore che deve sbloccarsi, deve segnare, deve avere palloni giocabili, tiri a specchio aperto, e questo è un giocatore che non perdona. Basic viene a toccare un pallone, esaurita già l'esclusione per 2 minuti per il centrale croato. Toicic va a cercare Pieracci, ancora Pieracci a circolazione, va a cercare Molina, prende la traversa, viene chiamato intanto il possesso per Carpi, chiedono a gran voce il passivo i rappresentanti della tifoseria romagnola, eccolo chiamato il passivo. Martin Molina va a cercare l'angolino, un colpo da biliardo. Tassinari non poteva oggettivamente farci nulla. Sì, i giocatori hanno appiattito troppo la difesa su di lui, è stato un invito a nozze, non si può lasciare Martin entrare dentro alla linea dei 9 metri dopo che ha fatto due passi, diventa letale per qualsiasi difesa. Ancora Imola con palla in avanti con il numero 17 che scambia con Bulzamini, il numero 17 con precisione era proprio Tassinari, Venturi, Fabio Tassinari a cercare Bulzamini, Venturi cercano di smarcare, va a segnare un gol pazzesco, è andato a togliere le ragnatele da sotto l'incrocio, gol spettacolare questo da parte di Venturi. Questo è un giocatore che l'avevi anticipato tu, ha nelle corde questo tipo di conclusione, è un giocatore che cerca gli angoli. Lauro. Sì, assolutamente, è un giocatore molto molto preciso, un giocatore alto, di esperienza, mancino, copre il ruolo di terzino destro in maniera molto molto così autoritaria, precisissimo al tiro, ricordiamo nella regular season proprio su questo campo, un giocatore di grandissima grandissima qualità. Circolazione della palla di Carpi, siamo già dall'altra parte, controllato Basic, gran palla, ha fatto un gol meraviglioso Basic, l'ha servito a una mano Molina, lui si è appoggiato su Bulzamini, pallonetto cadendo, questo credo sia il miglior spot per la palla a mano targato Andrea Basic, è un centrale questo che in un campionato come quello italiano fa una differenza spettacolare, forse solo Maione gli si può rendere più o meno dello stesso livello. Sì, è stato molto provocato dal punto di vista del mestiere sia da Rossi che da altri giocatori e adesso lui vuole mettere in campo, bellissima parata di Malavasi. Dato voi non potete vedere, amici sportivi sia di Radio 5.9 che di TRC, ma c'è Pablo Marrocchi sulle tribune, il Piero Pieracci va a mettere dentro un gol spettacolare
un colpo di biliardo per Pieracci, primo gol in questa partita. Dicevo, Marrocchi assiepato sulle tribune del Palavallauri, incitare in piedi i suoi compagni di squadra. È un capitano vero Pablo Marrocchi, anche quando non c'è in campo si fa vedere, si fa sentire, dà comunque quella responsabilità a Pieracci in questo caso, ma dà quella sicurezza alla squadra, importante. Sì, lui ha un grandissimo carisma, oltre ad essere un grande giocatore naturalmente suscita la stima di tutti i suoi compagni di squadra, è un ottimo esempio per tutti nel gruppo, e quindi anche quando non è in campo è un riferimento per tutti. Passi di Tassinari che si stava divincolando dalla morsa di Polito, il lancio per Michelone Scatar. Michele Scatar va ad esaltare Tassinari, qui bravo, molto bravo a leggere probabilmente con qualche attimo d'anticipo la scelta di Scatar di non tirare verso il basso. Minuto e punteggio 7 per quanto riguarda Handball Romagna, 12 per quanto riguarda Terraquilli Handball Carpi. 12 minuti al termine del primo tempo, Tassinari, e questa è stata una giocata importante di Tassinari, ha fatto muovere la difesa con una finta e poi con un bel pallone schiacciato è andata a segnare il meno 4. Sì, ha fatto una bella azione tecnica, molto preciso è stato. Adesso c'è però un'azione che prelude l'esclusione di 2 minuti per il difensore imolese su Basic, che sta mettendo in campo tanto mestiere, molta energia e la solita grinta. Dicevamo prima, Ceroni uno dei migliori in campo contro Prato, ma Prato, a parte Chiaramonti, non ha un centrale di ruolo. Questo Andrea Basic è un centrale sicuramente di ruolo, probabilmente solo le prime tre italiane, Bolzano e Carpi e Fasano, hanno un centrale di questo tipo. Intanto Di Matteo contro Tassinari, lo specialista Genna Di Matteo, il primario va a segnare, ha preso il ferro, la palla torna a centrocampo da sola, chirurgia allo stato puro. Sì, molto preciso, proprio chirurgico, molto efficace quando sta bene, e questo non è successo all'inizio del campionato, però l'importante è esserci. Adesso ci stiamo avvicinando a grandi passi al momento più importante del campionato, che sono i playoff, ormai messi in grande sicurezza da una regular season impeccabile e anche da una pool, come stiamo vedendo, altrettanto positiva. Quindi un apporto poi di Matteo assolutamente importantissimo per la fase finale di questo campionato, dove lui ha del resto brillato in tutte le sue partite in cui le abbiamo viste in casa, ma anche e soprattutto sui campi esterni. Lauro, se opera come gioca a pallamano, possiamo fidarci dal punto di vista clinico? Assolutamente. È dato Basic a fare invasione, ci sarà dunque ci sarà un tiro di rigore, una difesa in area viene fischiata al centrale di Carpi, viene chiamato lo spazzolone a coprire, a pulire la chiazza lasciata dal centrale croato. Minuto e punteggio 10 minuti e 44 secondi al termine della prima frazione, 8-4 per quanto riguarda Terraquilli Handball Carpi, che tiene Imola a una discreta distanza. La sensazione mia, poi chiedo anche il tuo parere Laura, che Imola non stia spingendo più di tanto, probabilmente abbia già messo in conto che questa sia una partita improba da portare a casa, si concentrerà tutto ovviamente nell'ultima giornata in casa contro ovviamente Ambra. Sì, loro hanno assolutamente questo obiettivo e lo hanno, penso, dimostrato con un atteggiamento molto corretto nei confronti della partita, come loro sanno fare, ma con una così anche la consapevolezza che probabilmente è una partita molto difficile, mentre penso che metteranno in campo tutte le loro risorse mentali, fisiche, tecniche e tattiche per quella partita così importante per loro. Senza volere comunque fare il passo più lungo della gamba, possiamo dire comunque che qualora venisse centrata la vittoria oggi e ovviamente attenzione a Scatar servito da Martin Molina, un gol bello da vedere, ma veramente bella questa squadra quando fa circolare il pallone. Per Michele Scatar è il secondo gol di giornata, dicevo, qualora dovessi mettere in cascina oggi il primo posto matematico, ovvero semifinali aritmetiche, chiaramente potresti anche fare quell'ultimo richiamo di preparazione, visto che avresti tra le ultime due giornate e gli spareggi un mesetto a disposizione. Sì, assolutamente, molto importante anche la preparazione atletica. Adesso i ragazzi stanno tutti molto bene, bisogna non farsi male, bisogna non arrivare tutti pronti per quell'appuntamento che è quello fissato dall'inizio dell'anno. Lauro in sottofondo, un doppio Malavasi, prima su Ceso e poi su Santilli, gli va a dire di no. Questo è un portiere che sta trovando non solo una condizione fisica importante, deve stare attento alla schiena, è un po' debole di schiena questo ragazzo, ma è un portiere che ti dà una sicurezza nei pali, anche solo a livello di espressione, un giocatore che sembra sempre tranquillo, trasmette proprio tranquillità al reparto. Sì, è una garanzia, lui è
erratico nei suoi atteggiamenti, però molto molto efficace, estremamente razionale, un giocatore, come abbiamo detto prima, molto di attacco. Lui para, ma ha già la mente a come valorizzare la sua parata, che seppure importante diventa fondamentale quando lui, recuperando la palla, riesce a lanciare il contropiede spesso di Matteo poi, o forse di Sperti. Pieracci Tolcic, un asse Lauro efficace, eh? Assolutamente. Adesso qualcuno in passato diceva: datemi un portiere, un terzino centrale e un pivot e poi al resto ci pensiamo. E adesso, nonostante oggi l'assenza di Marrocchi, non ce le voglia Pieracci, sicuramente questa squadra sta creando qualcosa di importante e speriamo di vederlo nelle prossime occasioni, che saranno quelle decisive. Torniamo in cronaca, 8:26 al termine del primo tempo, perde Pallambra e indovinate chi va a recuperarla, Gianna Di Matteo, un falco nell'andare a recuperare il pallone, ha provato il pallonetto a piazzarla e Tassinari stavolta se la prende anche con Di Matteo, perché poteva sembrare un modo di schernirlo il portiere. Sbaglia Di Matteo, inusuale questo errore, probabilmente qui, visto anche il punteggio, si è affidato un po' troppo alla sua tecnica di base. Sì, voleva restituirgli la possibilità, ma da segnare un portiere di esperienza, non ha abboccato la finta di tiro, è rimasto fermo e gli ha ripreso la palla e lo sta ancora osservando per ricordargli che non è il caso di umiliare un portiere, soprattutto su un contropiede. 7:58, siamo in un time out, il primo time out chiamato da Serafini. Serafini è un allenatore che sta dimostrando in questo finale di stagione di essere un perfezionista assoluto. In settimana mi è capitato di fare una qualche scappata qui al palazzetto durante gli allenamenti ed ha richiamato più volte anche a voce alta, anche sbraitando i suoi alla concentrazione. Pool playoff probabilmente, come dicevi tu Lauro, già in cassaforte, ma non bisogna mollare niente, perché è un segnale importante, sarebbe un segnale importante anche solo far vedere di vincere tutte le partite da qui alle semifinali, per non abituarsi, capito, a ogni tanto a perdere, ma per dare comunque una continuità ai risultati che è stata totale in questo campionato. Sì, lo è la testimonianza questo time out, appunto, che su di 6 a 7-8 minuti dalla fine del primo tempo, time out quanto mai così inusuale di una squadra che sta così imponendo il proprio gioco all'avversario. Però lui ha questa grande attenzione maniacale ai particolari, che sono poi quelli che si decideranno, appunto, quelle che saranno le fasi finali di questo campionato. Torniamo in cronaca, si riparte con Carpi, che adesso ha in campo anche Zoboli al posto di Basic caricato già da un'esclusione di 2 minuti e da un cartellino giallo, dunque sanzioni importanti per il centrale croato, non vuole rischiare nulla Serafini, in piedi davanti alla panchina, carica i suoi. Venturi fa girare palla per Folli, Ceso, la palla ancora per Folli, la conclusione, ma la Vasi va a parare. Si riparte con Carpi, già dall'altra parte, Polito per Tojcic, sbaglia il passaggio, possesso è per Imola, qualche errorino, probabilmente concentrazione calante, questo è un errore abbastanza inusuale perché si è girato, si è dato alla schiena al pallone, tant'è il lancio di Folli arriva a destinazione per Ceroni, che va a mettere dentro il suo primo gol di giornata. Lauro, temi un piccolo rilassamento da parte di Carpi o semplicemente una fase di calo abbastanza normale da vedere in una partita? Sì, assolutamente normale, i cali di tensione ci sono lì. Il passaggio a Tojcic non era stato un granché, però ci ha messo un po' del suo, ma è normale quando si domina la partita, quando si vede che l'avversario è un po' remissivo, si perde un po' di attenzione, lo si vede nella qualità dei passaggi, però finora il Carpi aveva sbagliato poco. Roy e Tojcic da fermo, non poteva fare altro, si è alzato in volo, ha preso l'ascensore, poi ha tirato un siluro terra-aria che è passato sotto le gambe di Tassinari. Un giocatore che ha un braccio che in questo campionato qui fa una differenza abissale quando riesce a tirare, Lauro. Sì, lui ha grandissima potenzialità, a volte inespressa, però quando viene lasciato dentro i 9 metri lui sa che il suo compito è quello e lo esegue con straordinaria lucidità. A volte non è sufficientemente cinico, perché le sue potenzialità sono veramente straordinarie. L'abbronzatissimo primo arbitro va a fischiare un'infrazione a Carpi, il possesso resta tra le braccia di Imola. Ancora con Tassinari che va a cercare Venturi, che cerca di smarcarsi per la conclusione. Ceso lascia il pallone a Folli. Folli cerca la conclusione. Viene chiamata ancora un'infrazione da parte di Scatar. Addirittura viene fischiato un cartellino giallo a Zoboli.
decisamente fiscale, lo avevamo anticipato che era una coppia arbitrale abbastanza fiscale, questa chiaramente vogliono anche fare un po' bella figura per quello che sarà le semifinali, ovviamente le designazioni. Perde la palla Venturi, ovviamente doppio Zoboli, va a servire Di Matteo, la palla gli sfugge, peccato, è stato molto bravo Tassinari, e poi dall'aglio, pallone sbagliato, molta frenesia qui, poteva tranquillamente giocarla meglio Matteo Folli. 5:35 al termine, 10 per quanto riguarda Handball Romagna, 16 per quanto riguarda Terraquiglia Handball Carpi, partita che con gran velocità, con buona lena, va verso la fine di questo primo tempo con Carpi in controllo assoluto del match più 6, un più 6 maturato non in maniera roboante ma piano piano, goccia dopo goccia, un divario che si è allargato col passare dei minuti. Ancora Pieracci cerca di servire Martin Molina, la murata di Venturi, ci sarà ancora la rimessa per Carpi che mantiene possesso palla e un baricentro molto molto alto. Ancora Pieracci cerca di liberarsi di Venturi, Pieracci minutaggio importante per Pieracci, deve mettere ovviamente minuti nel motore, noi ci aspettiamo anche l'ingresso di Giannetta, poi ancora Molina per Toicic, la finta su Ceroni, Pieracci, ancora la parata da parte di Tassinari ma c'è l'intervento falloso da parte di Matteo Folli sul braccio di Pieracci proteso verso la conclusione. Ancora 4:40 al termine, scorre il tempo, Pieracci per Molina, si alza in volo e la parata di Tassinari, ottima, ancora una volta il possesso per Carpi, buona la prestazione del portiere, dell'esperto portiere classe 77 addirittura della Palamano Romagna. Ancora con Toicic, cerca il varco per Polito, palla rubata, Venturi lancia dall'aglio che serve in contropiede, il pallone sbagliato dall'aglio, riesce in qualche modo e poi è Malavasi, gestione sbagliatissima del contropiede, Lauro. Sì, sì, la palla era molto avanti, ha fatto male il giocatore di Mordano a coinvolgere a rimorchio il suo compagno di squadra che si è trovato un po' troppo così rallentato e sbilanciato nell'attacco e quindi Malavasi è riuscito a coprire il lato debole della porta e ha fatto buon per lui, che ha fatto un buonissimo intervento. Difese allegre intanto in questo frangente, c'è il possesso per l'infrazione da parte del giocatore carpigiano, dunque il possesso è per Imola, 3:38 al termine, la palla per Imola, ancora con Venturi, circolazione del pallone, ancora Imola con Folli che mette dentro per Ceroni, il fischio arbitrale. Sarà ancora Imola a tenere il possesso di palla, Folli per Venturi, ancora una volta il pallone per Folli, Ceso, fischio arbitrale e ci sono i 2 minuti per Molina, intervento abbastanza esagerato questo. Sì, venialissimo l'intervento di Molina, un po' di mestiere per Ceso e la combinazione è stata così, quella di un'esclusione. Adesso è molto importante adesso la gestione dell'inferiorità numerica, prima il Carpi aveva gestito molto bene questa inferiorità numerica ed è un atteggiamento importante questo, perché nella pallamano questo evento si verifica con molta probabilità e quindi è molto interessante così abituarsi a gestire bene queste situazioni. Brutta situazione per Ceroni, morsa Toicic Polito, meglio un giro in centro. Sì, sì, poteva andare, sì, fare shopping è sicuramente più gratificante. Adesso Ceso sceglie la soluzione a lui più congeniale, quella di tirare da fuori, e gli riesce molto bene, sfruttando anche un po' lo schermo che ha fatto la difesa carpigiana, che ha tratto un po' in inganno Malavasi, che fino nelle ultime interventi era stato molto molto deciso. 2:20 al termine, mancano giusto 120 secondi al termine della prima frazione, con Pieracci che serve Toicic, cerca di smarcare Skatar, Michele, la deviazione da parte di un difensore che va a spiazzare Tassinari ma non consente al pallone di centrare i pali, dunque si ripartirà ancora con un angolo per Carpi con Di Matteo, Toicic, c'è il time out di Imola che vuole parlarci su, probabilmente vuole serrare i ranghi, visto il meno 5 probabilmente un gollettino o due cercherebbero o probabilmente darebbero la possibilità, anche la sensazione virtuale, di riaprire la partita per Imola, cosa dici? Sì, assolutamente, è una squadra che non è mai doma, una squadra che ha una conduzione tattica sia dalla panchina che in campo molto accorta, non si fa mai travolgere dagli eventi, sa che è un momento importante, hanno la superiorità, non hanno il possesso di palla ma adesso troveranno qualcosa per gestire bene questo finale di primo tempo che non li tagli fuori in maniera definitiva dal match.
Hai detto bene tu, se le squadre stanno per rientrare in campo, ecco Handball Romagna che rientra in campo. Noi tra l'altro salutiamo gli amici che hanno scritto, che ci seguono anche nella diretta radio dalla Toscana, perché per Ambra questo è un match fondamentale, perché la vittoria contro Teramo non dovrebbe essere un grossissimo problema, ma qui diciamo che si tifa tutti terra qui gli Handball Carpi, perché oggettivamente se Imola oggi dovesse fare risultato vanificherebbe un po' gli sforzi della squadra toscana. Io volevo farti una domanda, Lauro, come vedi questa metamorfosi che fa una squadra come Handball Romagna tra quando gioca in casa e quando gioca fuori? Beh, loro hanno un apporto del pubblico decisivo, hanno così grande attenzione, grande volitività quando giocano in casa. Fuori non dimostrano mai una sudditanza psicologica dell'avversario, però certo giocare fuori è molto molto diverso rispetto alle esibizioni che si fanno sul proprio campo. Un errore inusuale per Scatter, che non c'entra i pali, dall'Aglio invece va a segnare, primo gol per il classe 92. Un giocatore che in generale a Carpi qualche fastidio lo dà sempre, 1,29 al termine, 12 per quanto riguarda Carpi, per quanto riguarda Imola, 16 per quanto riguarda Carpi, e proprio siamo sul meno 4, una situazione che potrebbe in qualche modo riaprire i giochi qualora Carpi non dovesse riuscire a ristabilire le dovute distanze. Scatar per Pieracci, Tojcic, Polito, ancora per Tojcic, cerca e trova la collaborazione di Scatar, Pieracci cerca una soluzione, la spinta su Polito non ravvisata, riparte Imola in contropiede, un minuto di gioco, sbaglia Ceso. L'errore di Ceso è grave, perché un giocatore della sua esperienza con un pallone da gestire, il potenziale meno 3, poteva gestirlo meglio. Pieracci dall'altra parte, 50 secondi, Carpi potrebbe eventualmente anche andare fino in fondo al cronometro, e così penso vorrà fare. Pieracci per Molina, Tojcic, ancora Tojcic a cercare Pulito che corre lungo l'arco dei 7 metri e poi va a cercare Molina, Tojcic spinto, cerca l'angolo, gol spettacolare di Tojcic che va a incrociare, non se l'aspettava una conclusione del genere Tassinari, soprattutto perché il contrasto era stato abbastanza forte da parte dei difensori di Imola. Sì, loro giocano difesa 6-0, molto piatta, anticipano solo su Pieracci, ma però rischiano sempre il tiro di Tojcic e anche adesso di Molina, che non si fa certo pregare nel tiro da fuori, per cui loro rischiano molto e poi il resto lo fa Malavasi. Ragazzi, che parata di Malavasi su Venturi, che è uno specialista nei tiri da fuori. Finisce qui il primo tempo, terra qui gli Handball Carpi 17, Handball Romagna 12, va in archivio il primo tempo. Noi che dire, ci salutiamo e ci diamo appuntamento al secondo tempo dicendo che Tojcic è fermo a 5 reti, così come Ceso. Sarà questa la sfida per quanto riguarda il marcatore. Noi ci risentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo di questa partita, quarta giornata del gironcino pool playoff girone B. E dove devo lasciare la cassetta, lì in basso o in cima? Cioè,
in basso, comunque entrata a terra. Io lascio le cassette di Mucam, due cassette di Mucam e più un DVD. Bello lungo, Naudè sulla palla,
Pronto? E ricomincia la ripresa qui al Pala Vallauri, tra la partita tra Terraquiglia e Molcarpi e Handball Romagna. Il primo tempo si è chiuso sul 17-12 per la squadra di Davide Serafini, una squadra che ha fretta di chiudere quello che riguarda il discorso qualificazione alla seconda fase in diretta dal Pala Vallauri. Noi ci siamo a commentare, io e sono orfano di Lauro Zanotti ancora piantonato in quel che è il buffet sontuoso che viene offerto ogni partita casalinga. Ceso va a cogliere la traversa, partita che è ricominciata con ottimo ritmo. Scattar va a prendere Di Matteo, contropiede, la parata di Tassinari su Di Matteo, poi Polito ancora per Di Matteo che stavolta va a segnare. Partita bella, è ricominciata spettacolare come si era chiusa la prima frazione, ben così lo spettacolo ne guadagna, il pubblico è contento. Quinto gol anche per Di Matteo che va ad agganciare sia Toicic che Ceso. Intanto con passo rapido e scattante Lauro Zanotti si va a riposizionare qui di fronte a me. Mi hai lasciato orfano per un minutino buono. Sì, perché il buffet mi ha trattenuto, il ricchissimo buffet del Terraquiglia Carpi. No, un bel primo tempo impegnativo per la Terraquiglia, ha bisogno di questi impegni, diciamo, qualificati. L'Handball Romagna non dà mai niente per scontato. Adesso un intervento arbitrale che ha tolto un bellissimo gol, l'arbitro si scusa con le due squadre, ma effettivamente aveva fischiato, avrebbe potuto lasciare il vantaggio e avrebbe dato la possibilità alla squadra imolese di agganciarsi ancora, rimanere ancora in partita prima che il divario diventi un po' troppo impegnativo anche per loro. Hai detto bene, perché adesso siamo già sul meno 6 minuto e punteggio, partita iniziata da 1 minuto e 32 secondi, il gioco è fermo per una chiazza di sudore che non viene asciugata. Il punteggio di 18 Terraquiglia Handball Carpi, 12 Handball Romagna, una squadra che oggi, io lo ripeto ancora una volta, dà l'impressione di aver comunque un impegno relativo per questo match, dato un pochettino per persa, per concentrare tutte le forze verso le due partite che restano, quella esterna di Teramo e quella casalinga assolutamente decisiva contro la Palamano Ambra. Intanto il gioco è ancora fermo, entra addirittura il DS Cerchiare a pulire, tra l'altro con ottima tecnica di base. Sì, si sta esibendo in questa nuova mansione che sì, un po' schienadita, questo potrebbe, però questo è l'aumento un po' della sua panciotta che lo porta ad una postura un po' particolare. Io mi dissocio, questo è un parere di Lauro e basta. Noi torniamo in cronaca diretta con Venturi che fa girare il pallone. La palla è ancora torna di proprietà per Carpi con un grande lavoro difensivo di Matteo, il contropiede perfetto, Michele Scattar. Adieu, noi possiamo dire adieu perché questo è un giocatore che viene dalla Francia, questo è un giocatore che se gli fai fare questi tiri in contropiede non arma neanche il braccio, l'appoggia in porta. Sì, un giocatore estremamente elegante ma anche efficace, un piacere vederlo giocare, una grande varietà e variabilità nel tiro, giocatore molto importante, un'occasione per il Terraquiglia Carpi per questo campionato che non so se si ripresenterà mai più. Hai detto bene perché Ceso va a segnare intanto il suo sesto gol riportando Handball Romagna a meno 6, ma Scattar è un giocatore che dobbiamo avere la bravura di gustarci adesso, perché questo è un giocatore che a fine stagione se ne tornerà in Francia. Non fischia l'arbitro, c'è il contropiede di Venturi e Ceroni, con Venturi che va a segnare. Probabilmente c'era un intervento falloso su Scattar, l'arbitro lascia proseguire. Si torna sul meno 5 quando è scoccato il terzo minuto di gioco di questo secondo tempo, di questa quarta partita, di questa prima partita del girone di ritorno del gironcino playoff. È una formula questa che obiettivamente più cervellotica non potevano strutturare, però ha una sua spettacolarità, soprattutto per quanto riguarda il girone A, Lauro. Sì, ma anche il girone A soprattutto ha rimesso tutto in discussione, invece qua i giochi erano quasi fatti, però da aumenta l'aspetto agonistico, riporta così alcune squadre che magari avevano avuto una regular season un po' travagliata, li riporta così, gli dà un'ulteriore possibilità, e questo è appunto quello che è successo a Romagna Handball. E però aumenta anche così le aspettative con questa pool per i playoff, che saranno veramente la cosa importantissima a cui il Terraquiglia Carpi tiene fin dal primo minuto di questo campionato. 26-20 al termine della partita, in questa ripresa Scattar servito da Pieracci, chiuso nella morsa tra Bulzamini e Ceroni,
Intanto Ambra con il gol di Minocchi, primo gol per questo classe 88, si è riportata sul meno 4, una partita a linea di galleggiamento per Ambra, che comunque non molla ma non forza. Ancora Basic che va a cercare Skatar, Carpi deve avere la bravura di chiuderla e magari dare anche spazio al turnover. Skatar, pallone impreciso da parte di Basic, attenzione al contropiede con Bulzamini che giustamente non forza nonostante la fuga di Dall'Aglio. Si riparte con Folli che gestisce questo pallone, Ceso, Folli, circolazione sull'arco dei 9 metri con Venturi che va a cercare l'out con Minocchi. Ancora il numero 24 Ventuni per Folli, Ceso, Dall'Aglio. Buona la circolazione di palla, ma è buona anche la difesa. Intanto c'è l'ingresso in campo per la prima volta in questa partita anche di Carlino Sperti, decisivo assoluto, in maniera assoluta in quel di Prato, con il gol del pareggio del 23 pari e del sorpasso del 24-23. Due gol splendidi e splendidamente importanti. La palla di Skatar per Sperti, Sperti un po' freddo, non controlla questo pallone che era difficile. Pieracci, la smanacciata di Dall'Aglio. E poi attenzione al contropiede, si riparte con Toicic, attenzione al 4 contro 3, Pieracci per Skatar, la circolazione, Sperti, rete! Subito il gol per Carlino Sperti, un approccio freddino alla partita ma poi servito bene da Skatar. Subito un gol per lei, classe 95, classe 95, lo sottolinea. Sì, pur essendo giovanissimo, già esperienze così con la nazionale, è un giocatore affidabile, anche questo copre un ruolo importante che era così coperto abbastanza bene, sempre qui a... al Terraquiglia Carpi, ma lui aggiunge un quid in più, un quid ulteriore che dà la possibilità a questa squadra di esprimere una potenzialità veramente invidiabile per qualsiasi gruppo, così qualsiasi squadra di questo campionato italiano di prima divisione. Settimo gol intanto per Ceso, arriva una sorta di rinforzino, come lo possiamo chiamare questo, Lauro? Un aiuto in calorie, in qualche modo così, un supporto logistico che già c'era stato, ma peraltro serve anche per tenere su il morale per il secondo tempo. Stai facendo la pool playoff del buffet, allora ti lascio degustare con calma e prendo la parola per qualche minuto, esclusione per due minuti qui intanto per il numero 6 Bulzamini, è la prima, se non vado in erro, è la prima giustamente esclusione per due minuti per Bulzamini, un classe 89, questo è un giocatore fisicamente molto strutturato, non è eccezionalmente agile. Carpi avrà per 120 secondi la superiorità numerica, 16-20 per quanto riguarda Carpi che conduce questa partita. Imola si è rifatta sotto in maniera pericolosa, senza mai forzare però. Toicic va a cercare ancora una volta Di Matteo sull'out di sinistra, Basic chiama a gran voce palla, non essendoci Marocchi sono pochi i palloni visti da Basic, Sperti! Buona, buona la circolazione con Molina che va ad aprire per Sperti, Carlo Sperti mette dentro il suo secondo gol di giornata che coincide con il 21esimo per la Terraquiglia Handball Carpi, 23 minuti e 30 secondi al termine, Carpi conduce, si riporta sul più 5 con Imola che di passo va già dall'altra parte della barricata, dall'altra parte della metà campo, quella presidiata dalla difesa 6-0 schiacciata di Carpi. Ancora Ceso, Venturi, ancora per Ceso, Serafini chiama a gran voce la difesa, il braccio abbastanza intimidatorio di Basic, ha una presa notevole, Lauro. Sì, lui come del resto anche Polito sono in grado di far cambiare idea a qualunque avversario che gli si ponga di fronte. Fallo su Venturi da parte di Pieracci, ci sarà il tiro dai 7 metri e ad incaricare Arsene. Ceso probabilmente lascia la palla a Folli, neanche a dirlo, è lo specialista Ceso, il miglior marcatore di Ambra di tutto il campionato. Ancora Ceso va a cercare di spiazzare e ci riesce, va a spiazzare Baschieri, per Ceso è l'ottavo gol, prende il largo sui marcatori carpigiani Toicic e Di Matteo e soprattutto al merito di tenere attaccata Handball Romagna la partita. Sì, loro hanno questo grande merito in tutte le contro qualsiasi squadra, loro trovano sempre il modo di tatticamente di gestire bene la partita e non prendono mai dei grandissimi break, vanno sotto se la differenza c'è, ma lentamente con calma dosano molto i loro attacchi, sono molto parsimoniosi anche se abbiamo visto qualche palla persa per eccesso di a volte di sicurezza, ma loro sono sempre una squadra molto molto attenta al risultato. Ceso a gestire il pallone, scambia con Venturi, ancora la palla per Tassinari, tanti minuti in panchina per il numero 17 di Handball Romagna, ancora Tassinari va a cercare sull'out Folli che cerca la conclusione, è murato da Polito che commette infrazione, sarà ancora possesso per quanto riguarda Romagna. Ceso,
non c'entra i pali, tiro forte ma non preciso. Baschieri raccoglie la palla dal fondo e la fa ripartire subito per Pieracci, grande velocità per Carpi con Toicic, serve Pieracci, Pieracci verso Molina, ancora Martin che è usato in questo momento, staziona nel out di destra, ancora con Toicic a gestire il pallone, rallenta le operazioni adesso Pieracci per consentire anche l'ingresso in campo di Sperti con il cambio tattico attacco difesa, fuori Polito, ancora Pieracci a cercare Molina, Molina una finta, poi va a servire dentro, Basic si inventa un gol, ne vede pochi di palloni per l'assenza di Marrocchi, questo è un gol inventato, un pallone servito gli da Molina, torsione interna all'interno dell'area di Basic, in volo, è un gol spettacolare questo. Sì, è riuscito a prendere la palla, a girarsi in una, praticamente in una piastrella, e ha fatto un gol spettacolarissimo trovando chiaramente la difesa rimasta abbagliata da questa magia che lui ha compiuto, ma è una delle sue prerogative. E tanto Ceso va a segnare, si erano aperte in maniera abbastanza colpevole le maglie della difesa, viene richiamato all'ordine la squadra da Serafini, per Ceso il nono gol, capacità realizzativa decisamente notevole, siamo comunque a una distanza di 5 reti, quando sono trascorsi 10 minuti di gioco ne restano 20 fino alla fine della partita, Carpi gestisce questo pallone e comincia a far scaldare anche Piccinini, giocatore che non aveva mai visto il campo in questa partita al pari di Bellotti e Giannetta, Basic, Toicic per Molina, ancora per Toicic che va alla finta su Ceroni, Molina per Pieracci, Pieracci vediamo cosa si inventa, va a servire Basic, irregolare il contrasto con Bulzamini, sarà ancora possesso per Carpi con Basic gladiatorio in mezzo all'area a cercare spazio vitale. Sì, lui è un combattente, un guerriero, lì in mezzo ce ne vuole perché la difesa molto piatta è estremamente precisa. Adesso c'è un altro gioco di prestigio per una palla ancora per Basic che vede valorizzare il lavoro che sta facendo, l'immane lavoro che gli tocca di fare, un lavoro sporchissimo dentro la difesa del Romagna Handball. Ma che bravo anche Ervoi e Toicic qui a fintare il tiro, tutti si aspettavano la conclusione in volo e poi con una capacità notevole anche di sensibilità dei polpastrelli a servire Basic all'interno nel cuore dell'area che in volo va a segnare il Basco, Baschieri va a dire di no a Venturi, questa è una parata importante che fa entrare in partita in maniera prepotente anche il numero 16 della Terraquilli Handball Carpi, Tassinari a gestire ancora questo pallone, Pieracci va a conquistare con forza questo pallone, viene chiamato il tocco di piede a Pieracci, proteste di Carpi, attenzione c'è l'esclusione per 2 minuti per Basic che va a lamentarsi, ma qui il tocco effettivamente, Lauro, non sembrava di Basic. Sì, assolutamente, c'era il famoso fallo di confusione, l'arbitro non ha capito bene cosa doveva fare e ha estratto così, ha preso questa decisione, tra l'altro ha fischiato l'arbitro di campo il piede e non l'arbitro di linea che era lì a 2 passi, adesso si sono di nuovo scambiati a testimonianza come di un'ammissione di colpa. Permaloso quanto abbronzato il direttore di gara, dunque si ritorna con Venturi a giocare, la palla sull'out per Minoccheri, porta vuota per Ceroni, gioco da ragazzi, non lesto qui Polito nel leggere la traiettoria del pallone, ma è per Ceroni, è il secondo gol, 18-36 al termine della partita, 19 Handball Romagna, 24 Terraquilli Handball Carpi, che adesso per 2 minuti dovrà giocare con l'uomo in meno, nella fattispecie il centrale Basic che ha accumulato la seconda esclusione per 2 minuti, è a rischio dunque, la terza significherebbe espulsione dal campo, Toicic cerca il varco, Molina per Pieracci, ancora Pieracci a cercare un varco, che gol che ha fatto Pieracci, applausi a scena aperta del Palavallauri, ci accodiamo anche noi, un colpo da biliardo eccezionale, è andato a trovare l'unico spiraglio possibile, Lauro. Sì, tra l'altro segnando in inferiorità numerica, una cosa che vale doppio in questo gioco, riuscire a tenere palla, gestire bene l'attacco e fare gol in inferiorità è una cosa interessante, è ottimo questa idea della evitare l'assalto ma di tentare un agguato come ha fatto appunto Pieracci in queste circostanze, è sempre la soluzione migliore. Invasione di Ceroni, gol non valido. Evitare l'assalto per tentare l'agguato è una citazione veramente che entrerà negli annali, questa di Lauro Zanotti, veramente una primizia questa regalata a noi di Radio 5.9 in diretta di indifferita di TRC Radio e televisione ufficiale della Terraquilli Handball Carpi, che ci siamo gustati e cerchiamo di farvi apprezzare la cavalcata della squadra carpigiana, speriamo verso un traguardo importante che non vogliamo nominare anche perché siamo entrati in fase scaramanzia, giusto? Assolutamente, però diciamo che abbiamo visto una bellissima regular season, ha dato tante soddisfazioni e adesso questa pool altrettanto,
Se tutti stanno bene e nessuno si fa male, questa è ancora una cosa scaramantica, sicuramente una versione protagonista di questo Terraquiglia Carpi avremo sicuramente il modo di apprezzarla. Rientra Basic, scaduti due minuti, Hrvoje Tojčić riarma il braccio. Tanti minuti per Tojčić, nonostante la partita non sia tutto sommato in bilico. Noi, Lauro, ci aspettiamo soprattutto il rientro in campo di Angelo Giannetta dopo l'infortunio al polso. Sì, tanto che non calca il campo, adesso c'è Piccini che si sta scaldando, anche lui già così, e speriamo gli venga data la possibilità di mettersi in questo gruppo di cui lui fa parte da sempre. E merita dopo aver recuperato, speriamo brillantemente, dall'infortunio un po' che lo ha penalizzato per gran parte della regular season. Ceso cerca fortune nel cuore dell'area. Caro Ceso, se vai a sbattere contro Basic il problema è tuo. Ancora Ceso che va a cercare la collaborazione di Ceroni, ancora con Tassinari. La palla sull'out, rifiuta l'attacco Folli, probabilmente chiuso. Poi Ceso per Tassinari, tutto chiuso. La palla ancora per Minoccheri, Tassinari, si chiude la difesa di Carpi, spazio vitale zero, deve tirare una preghiera Tassinari, va alto sulla traversa, il tiro del numero 17 di Imola, contropiede subito impostato da Tojčić che è già dall'altra parte, Pieracci sfugge per un momento il pallone, rischia l'infrazione di doppio, entra in campo Sperti ancora, cambio tattico con Polito, Molina, tanti minuti per Martin, ma è giusto così, Pieracci, Tojčić. 15 minuti al termine, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, metà della ripresa, 26 tra quelli Handball Capi, 19 Handball Romagna, fallo abbastanza gratuito questo di Minoccheri, va a placcare un Tojčić già diretto verso l'area, ci sarà ancora possesso palla per Carpi, con Basic, per Tojčić, verso Pieracci, chiama il movimento dei giocatori, il centrale Pieracci, partita perfetta quella del numero 6 carpigiano. Ancora un intervento da parte dell'arbitro per il fallo di Ceroni su Tojčić. Chiamano a gran voce il passivo, la rappresentanza dei tifosi aggiunta, corsa da Imola. Tojčić, la parata! Ottima da parte di Mandelli, anzi del numero di Caroli, ben appunto. Dall'altra parte con Ceso, che va a cercare fortune, ma c'è l'intervento di Martin Molina. Oggi Carpi in difesa, a parte qualche defiance, molto bene sulla difesa piazzata. Assolutamente, molto molto da me molto molto apprezzato questa difesa piatta, i tanti centimetri, i tanti chili di questa squadra danno questa possibilità. Adesso addirittura Sperti viene utilizzato anche in difesa di fianco a Martin Molina, che ha bisogno di prendere un po' fiducia anche in un ruolo difensivo. Primo gol per Matteo Folli, che va a ricongiungere a meno 6 il divario tra le due squadre quando mancano 14 minuti, e con sicuramente un ritmo più fiacco rispetto alla prima frazione ci avviamo verso l'ultima parte di gara con Pieracci a gestire questo pallone. Scorre veloce Beffardo il cronometro per Imola, con Molina che cerca un pallone dentro, pallone sbagliato, non viene ravvisata la deviazione coi piedi, Minoccheri, bravissimo Martin Molina, ci ha creduto fino in fondo ad andare a recuperare quel pallone. Questo è sintomo di una squadra che, con tutta onestà, poteva lasciare andare il giocatore a concludere, ma non vuole mollare niente in questa partita. Sì, Martin, molto apprezzabile il suo impegno, lui vuole dimostrare di essere un giocatore completo, non da sostituire quando si va in difesa, un giocatore che ha voglia di dimostrare, avrà modo con questa squadra, come ha già avuto modo di dimostrare le sue grandi capacità. Anche perché per un giocatore così giovane, questo è un discorso che vale al pari per Sperti, essere comunque membro di questa squadra è comunque sintomo di forza. Il fallo abbastanza gratuito su Di Matteo, e poi c'è il fallo su Pieracci, vengono fischiate le infrazioni di doppio a Pieracci, dunque il possesso è per Imola, lascia giù il pallone Di Matteo, torna a ricoprire il ruolo difensivo, il lancio airball e sfugge la palla a Folli, ma questa è una doppia disattenzione grave perché prima Carpi non si è girato in maniera reattiva e poi dopo c'è stato l'errore di Imola. Scorre il cronometro, sempre 26-20, rientra Sperti, Di Matteo per Tojčić, la palla per Pieracci, Molina, ancora per Pieracci, Tojčić, la finta, sfugge il pallone al croato e poi si può già ripartire con Tassinari, bravo Sperti a indurre all'errore il giocatore, bravo Carlino Sperti, molto bravo, molto mestiere nonostante la giovane età. Time out per Carpi, a Serafini la confusione non piace, piace il gioco coordinato, troppa confusione in campo,
ci vuole parlare su, Lauro. Sì, sì, un po' di ordine ci vuole. Così stavano arrivando molti palloni in tribuna e quindi meglio così rasserenare gli animi, ricondurre il tutto a un assetto tattico più ordinato, come dicevi tu, e gestire quello che manca alla partita senza tanti sconquassi, e quello che deve abituarsi a fare il Carpi nelle partite dove ci sarà più attaccamento al risultato, saper gestire bene i momenti di fiacca o i momenti dove le cose non vanno per il verso giusto, sarà una cosa estremamente importante. È spettacolare vedere i time out di Serafini, perché è l'allenatore di una squadra che oggettivamente ha monopolizzato la regular season e non ha fatto in maniera differente nella post season. L'unico ovviamente problemino, lo si sapeva, ci poteva essere in quel di Prato con una squadra obbligata a vincere, vittoria col cuore però lì. Ma è una squadra questa che è praticamente già qualificata alle semifinali, manca la formalità che arriverà stasera, e comunque è arrabbiatissimo per le troppe disattenzioni, soprattutto in fase di ripartenza. Queste sintomo di un allenatore che vuole mantenere altissima la tensione dei suoi ragazzi. Sì, assolutamente concentrato sul fatto che questi errori in un altro contesto potrebbero risultare molto influenti sul risultato finale, quindi ha già la mente proiettata a quell'ambizione a cui accennavamo prima, e questo è un buon segno, vuol dire che si sta già in un'altra dimensione, che è quella più molto molto più importante di questa. Torniamo in campo con le due squadre quando mancano 12 minuti netti al termine della partita. Carpi conduce sempre per 26-20 su Handball Romagna. Molina per Pieracci, siamo fuori dall'arco dei 9 metri. Tojcic lascia ancora l'incombenza del pallone a Pieracci. Pieracci tenta la conclusione e trova un gol meraviglioso il Piero. Veramente, questo è un giocatore che oggi si è caricato sulle proprie spalle tanta responsabilità e sta facendo una partita oggettivamente importante. Sì, tra l'altro coprire il ruolo così di terzino centrale che è lasciato momentaneamente da Pablo Marrocchi, sembra una grandissima responsabilità. Lui l'ha fatto diverse volte, questa volta è andato a tirare sopra Venturi, che non è certo il giocatore più basso della squadra avversaria. Si è preso molte responsabilità, ha deciso molto, qualche errore ci sta, però una grande performance. Che è un giocatore che è stato utilissimo a Serafini in tutto questo campionato, e lo sarà sicuramente anche nelle partite a venire. Carpi potrà godere della superiorità numerica perché Ceroni va a conquistare, tra virgolette, la seconda esclusione per 2 minuti, e dunque si riparte con Venturi che muove il pallone verso Tassinari. Il pallone viene dato a proprio Tassinari che va a sbattere contro Basic, viene fischiata l'irregolarità al croato. Ancora acceso, tira veramente altissimo, è sinonimo che c'è stato un pochettino di scorramento nella squadra ospite, che ha fatto calare la tensione su questo -7 quando mancano 10 minuti netti al termine della partita. Sperti a manovrare palla verso Molina. Tojcic, ancora Tojcic che controlla il pallone, poi dopo lo scambia con Pieracci. Molina verso Sperti, ancora Martin, cambia tutto verso Di Matteo, idea interessante dell'argentino, e poi Basic, la parata da parte di Caroli, il pallone messo al centro, troppo alto il pallone per tutti, scorre fuori il pallone, tanta imprecisione e tanta frenesia che permane. Qui avevano cercato addirittura la lay-up, giocate importanti, tranquillità in campo, si cerca anche la finezza. Sì, sì, bisogna provare le cose, bisogna avere anche la concentrazione di gestire bene. Queste sono partite importanti, buon merito dell'handball. Martin, gran merito del Mordano, ma spacca la porta Martin Molina, difesa affollata con tanti uomini dentro. Niente da fare per il portiere quando si alza in volo Martin Molina, secondo gol per il nostro delantero, giocatore argentino, giovane. Ma veramente già strutturato, già completo come giocatore. Adesso è Santilli a manovrare palla per Venturi. Siamo sul +8. 9 minuti e mezzo al termine della partita. Venturi sfugge via la parata di Baschieri. Ma c'è la difesa in area, fischiata a Carpi. Dunque ci sarà il tiro di rigore. Ancora conceso contro Baschieri. Vediamo se il Basco, il giocatore molto esperto, ex Casalgrande, riuscirà a disinnescare il tentativo di Ceso, che per ora è al 100% dai 7 metri. La parata non avviene, dunque c'è il gol di Ceso, che
che vola a livello realizzativo a 10 gol, top scorer assoluto di questa partita. Entra in campo anche Enrico Piccinini, il numero 2, e anche Bellotti, dunque fuori Toicic e Di Matteo, dentro Bellotti e Piccinini, cambia tutta la catena di sinistra, Lauro. Assolutamente, il blocco dell'attacco in questo settore viene completamente modificato, terzino centrale Toicic in un ruolo assolutamente inusuale per lui, però buona cosa. Ha cercato un gol pazzesco Sperti, servito perfettamente dalla finta di Basic, che ha mandato fuori giro le difese imolese. Ha cercato un gol pazzesco col giro di palla, con uno specchio di porta limitatissimo, palla fuori di un soffio, ha baciato il palo la palla. Mancano 8 minuti e mezzo al termine della partita, 28-21, Carpi conduce con autorità assoluta questa partita. In campo anche il numero 32, Matteo Folli, fare il centrale, farà gomitate con Basic. Venturi cerca di alzarsi in volo, ancora acceso, cerca un varco, Basic gli dice di no, se lo porta a spasso. Ancora Folli a scambiare per Tassinari, Venturi, la finta di Tassinari, Santilli non attacca Bellotti, difesa che scivola benissimo, e qui l'errore di Piccinini che non scivola, c'è il terzo gol per Tassinari. 22-28, noi siamo contenti perché si sta scaldando Giannetta ed entra in campo adesso. Un bel applauso per Angelo Giannetta, che rivede il campo dopo un infortunio grave al polso sinistro, e noi, tutto il pubblico, gli tributa un meritatissimo applauso. Vogliamo vedere il gol di Giannetta, Lauro. Sì, un giocatore molto molto generoso, ha sempre dato tantissimo a questa squadra, quest'anno è stato un po' penalizzato da questo infortunio che l'ha un po' tolto dal campo, adesso grande voglia anche lui di rientrare nel gruppo, e una grande soddisfazione per noi, ma soprattutto per lui, vederlo segnare in questa partita. Mamma mia che gol che ha fatto Piccinini! Ha deciso di coinvolgere nella partita entrambi i pali della porta difesa da Caroli, adesso da Mandelli. Gol veramente da rivedere, di rivedere questo spettacolare qui al Pala Vallauri. E poi c'è Santilli che va a sorprendere Baschieri, secondo gol per Santilli. Adesso la partita si è vivacizzata e spettacolarizzata, 29-23, rimaniamo su la lunghezza di 6 reti di divario tra le due squadre. Siamo entrati nei 7 minuti che rimangono, dunque nel 24esimo minuto di gioco di questa ripresa. Lo ricordiamo, al Pala Vallauri, Terraquilli Handball Carpi 29, Handball Romagna 23. Carpi sta per centrare l'aritmetica qualificazione alle semifinali con due turni d'anticipo. L'anticipo di Venturi qui su Basic, il contropiede di Santilli. Martin Molina corre, non può però stavolta frapporsi, è stato bravo Santilli. Molina si lamenta con i suoi compagni e ha ragione, perché nessuno è tornato per Santilli, secondo gol consecutivo, terzo gol complessivo in questa partita. 6-20 al termine, sono 5 le lunghezze che dividono le due squadre, con 6 minuti da giocare. Imola comunque va elogiata perché non ha mai staccato la spina nonostante non abbia speso al 100% le proprie risorse. Sì, adesso passano a difesa un po' più aggressiva, molto più aggressiva. Però sono sempre stati attaccati al risultato, hanno un po' sbagliato, ma del resto ha fatto anche il Carpi, però diciamo hanno tenuto il campo con molto orgoglio, una cosa che ci ha fatto piacere anche a noi, che ha tenuto viva la partita, e questo ha aiutato molto così l'aspetto agonistico. Adesso c'è un intervento un po' pesantino su Basic, che non gli viene riconosciuto il suo merito, ma l'arbitro è rigore, difesa in area, dunque tiro di rigore. Punita la difesa di Dall'Aglio su Basic, dunque adesso Toicic potrà riportare Carpi a più 6. Toicic spiazza Mandelli, va a segnare. Per Toicic le reti sono 7, perfetta media stagionale per Arvoia e Toicic. Ultimi 5 giri di lancette, Carpi conduce 30-24, e qui i tamburi suonano perché già si pregustano le semifinali. Ovviamente negli occhi di Carpi c'è la volontà di affrontare il più presto possibile Lauro Fasano. Sì, Fasano si è così. È la squadra che quest'anno ha dato l'unico grande dispiacere al Terraquilli Carpi, una squadra che sicuramente ha anche rinfoltito i suoi ranghi. È una squadra che per l'ultima partita, quella che non vogliamo dire, sicuramente ha molte chance di arrivarci. Intanto mancano solo Bellotti e Giannetta all'appello, e poi tutti sono andati in rete, tranne i portieri ovviamente. Sarebbe la sesta partita stagionale dove tutti i componenti della squadra, dei convocati, dei 14, tranne i portieri, vanno in gol. È un dato che testimonia la
la competitività della rosa tutta. Sì, sì, come dicevamo prima, avere un così un grande il top scorer come molte squadre hanno può rappresentare così all'apparenza un vantaggio, però è meglio avere un gruppo che tutti segnano e tutti mettono un pallino nello score e questo contribuisce quasi sempre a dare completezza alla squadra, a dare grande competitività a un gruppo. Due minuti di esclusione per Marco Zoboli, che prima era andato anche a segnare. Dunque, prima esclusione per due minuti. Carpi dovrà giocare fino al 28esimo in inferiorità numerica. E dunque adesso andremo a vedere come si ridisegnerà la squadra di Serafini in campo. Il fallo però c'era anche di Folli, da dire la verità, l'arbitro non l'ha sanzionato. 4 minuti al termine, 25 handball Romagna, 31 Tarraquilli handball Carpi. Carpi con Toicic che va alla conclusione, Paramandelli. Carpi che in media stagionale ha segnato 32,5, siamo su quei dati. Di gol invece ne ha subiti 24,5, siamo leggermente sopra. Testimonianza che comunque handball Romagna ha giocato la sua partita. Paratona da parte di Baschieri, il fallo di Folli e poi un errore da parte di Toicic. Dall'aglio va a segnare. Questo è un errore che fa arrabbiare Davide Serafini. Toicic ci ha avuto fretta probabilmente di ripartire. Sì, c'è naturalmente voglia di... è stata recuperata una gran bella palla, c'era voglia di trasformarla immediatamente anche per sfruttare la superiorità verso destra, per probabilmente per dare una chance in più a Giannetta, anche se si è in inferiorità numerica, quindi era una palla che in un'altra circostanza sarebbe stata dovuta gestire in modo molto più paccato e parsimonioso. 3 minuti al termine, scorre il cronometro, sempre più 5, 31 Tarraquilli handball Carpi, 26 per quanto riguarda handball Romagna. Si prova in cuneare, Martin Molina poi tira una stecca terrificante, la parata da parte di Mandelli, ma il gioco è fermo, si ripartirà ancora con un possesso palla per Carpi. 2:45 al termine, scorre il cronometro e tutti ovviamente facciamo il tifo per Angelo Giannetta, vogliamo che trovi il gol. Sarebbe anche utile, Lauro, anche a livello di motivazione trovare il gol per questo giocatore. Sì, sì, aiuta molto lo stare in campo ma anche segnare dopo tanto tempo, se si rimane un po' fuori dal novero, fuori dalla competizione, è interessante. È fischiato il passivo a Carpi, anche passi, si riparte, 2:20, dall'altra parte Edmond Romagna, Ceroni, viene fermato da Pieracci, ci sarà solo il semplice possesso per la squadra di Tassinari, rientra in campo Ceso dopo qualche minuto di panchina. Dall'aglio non aveva fischiato l'arbitro, Dall'aglio si lamenta, voleva l'intervento falloso da parte di Martin Molina. Ultimi 120 secondi di partita, amici sportivi di TRC di Radio 5.9, siamo nel rush finale, ormai passerella per Carpi che taglia il traguardo e stacca il biglietto per le semifinali. Palla dentro per Folli, gol di Folli del numero 32 ed è il secondo per Emanuele Folli. 1:44 al termine, meno 4, comunque Imola che ricuce il gap e dà comunque una sensazione comunque di essere rimasti in partita e anche a livello motivazionale andarsi a giocare con Ambro una partita dopo aver avuto il merito di giocarsi punto a punto la partita a Pallavalauri è qualcosa di importante. Sì, sì, per loro è una prova assolutamente positiva, hanno tenuto il campo come abbiamo detto anche durante tutto il match con molta autorità. Non hanno sbagliato il giusto quando hanno forzato naturalmente, però ci sta, sono sempre stati a meno 4, meno 5, al massimo anche a meno 6, adesso qualche così disattenzione, però la squadra che ha sempre tenuto alto così la propria attenzione e anche il risultato appunto lo sta dimostrando. Last minute, ultimo giro di lancette qui al Pallavallauri, 27-31. Sempre di 4 la distanza, Giannetta cerca di ricavarsi lo spazio per andare alla conclusione, Pieracci invece che sbaglia il servizio per Piccinini, contropiede di Imola, Tassinari e Santilli e c'è il gol, nonostante l'intervento disperato di Molina c'è la rete di Santilli che trova la quarta rete personale in questa partita e il meno 3 a 39 secondi dal termine che comunque va non a intaccare il risultato, comunque resta la vittoria di Carpi, però comunque di 3 reti dà comunque anche l'impressione a chi non avesse visto la partita e avesse solo guardato il risultato di essere comunque rimasta sempre in partita. Sì, sì, loro hanno avuto grande attenzione, il Carpi è stato abbastanza remissivo in questa fase contro la difesa, a parte le due doppie inferiorità numerica, adesso loro stanno passando una difesa abbastanza così mista, adesso c'è la possibilità, ottimo passaggio. Bella cosa di Giannetta che non segna ma ha la lucidità di vedere che aveva più chance di lui e pone una palla preziosissima
per questo 32-28 che sancirà la fine. Bravo Molina, ma bravo Angelone Giannetta. 5 secondi al termine. Risultato finale, amici sportivi di TRC di Radio 5.9. Carpi vince 32-28 contro Handball Romagna e si qualifica aritmeticamente con due giornate di anticipo nel primo posto del girone B della pool playoff, e questo significa semifinali. Carpi, giocando alle 18, è la prima squadra in Italia a staccare il pass per le semifinali. Quali considerazioni, Lauro? Partita ben gestita dagli uomini di Serafini, buona gestione anche della panchina. Imola comunque una squadra che darà del filo da torcere a Prato per l'ultimo posto disponibile per questo girone. Sì, assolutamente, non è il Teramo che abbiamo visto qua, che ci aveva fatto pensare alle gare del curling, alle Olimpiadi invernali. È una squadra molto determinata, una squadra che sicuramente in futuro darà filo da torcere a tutte le compagini che affronterà. E noi siamo in chiusura qui dal Palavallauri, noi vi ridiamo appuntamento non la settimana prossima che si gioca a Teramo, ma tra due settimane, dove vedremo di fronte due squadre, Terra Quiglia e Molcarpi e Ambra. La sfida potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione del secondo posto di Imola. Da Lauro Zanotti, Enrico Bonzanini, un salutone qui al Palavallauri, noi ci salutiamo e vediamo appuntamento tra due settimane per quanto riguarda TRC Sport. Un saluto.